Buongiorno Kidoka, bentornati sul canale. Nel video di oggi vediamo un reportage del seminar nazionale che c'è stato lo scorso weekend. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale Telegram per avere tutti gli aggiornamenti sulle pubblicazioni e di seguirmi su Instagram per i caroselli che stanno avendo un grandissimo successo. Trovi tutti i link qui sotto in descrizione. E per quanto riguarda la pratica da tatami, invece ti ricordo di andare sul mio sito internet nella sezione eventi per vedere tutte le attività che sono in programmazione. All'inizio avevo pensato in questo video di parlarti sia del seminario nazionale che della Taikai, ma ho deciso di splittare i due video perché sennò sarebbe diventato troppo lungo e rischiava di essere noioso. Il seminario nazionale quest'anno non si è tenuto a Ostia nel Palafilcam, ma si è tenuto a Leini, in provincia di Torino. Buongiorno Kidoka, mi sa che non mi vedete, sono le 6:30, sto prendendo le ultime cose al dojo e poi si parte in direzione seminar nazionale. A fra poco! È stato molto bello rivedersi dal vivo con persone che non abbracciavo da 2 anni, quindi è stato bello incontrarsi, abbracciarsi, riuscire a entrare in contatto e non parlare e non avere una comunicazione immediata. E mi è mancata proprio tanto la pratica da tatami perché avrebbe in qualche modo suggellato questo incontro. Il seminario devo dire che si è svolto molto bene, il clima era estremamente sereno, un sacco di persone sorridenti, quindi una bella atmosfera. Ho la fortuna di conoscere quasi tutti i praticanti, quindi quasi tutte le persone che erano sul tatami le conoscevo, e la cosa che mi è piaciuta è vedere persone che provengono da percorsi formativi diversi lavorare insieme e collaborare insieme, collaborare in maniera costruttiva, cercando di scambiarsi conoscenze, vederle sorridere, vedere lavorare insieme. Secondo me questo aiuta molto, dà un'idea di tatami sano, sereno, bello, divertente. Quindi questo aiuta nel far scorrere bene il seminario. Legata a questo c'è però una considerazione da fare, ovvero che tutte le persone o quasi la totalità delle persone presenti sul tatami, che non parliamo di poche persone, comunque si sono contate un centinaio di presenze sul tatami, tutti o quasi legati alla Commissione Tecnica Nazionale e quindi o allievi direttamente del dojo o allievi di allievi. E quindi diciamo che creare un clima sereno in questa situazione è sicuramente più semplice. Il vero goal riusciremo a ottenerlo, e secondo me assolutamente ottenibile, quando ci saranno persone che non legate alla Commissione Tecnica Nazionale, ma perché semplicemente facenti parte della federazione, decidono di spostarsi e di partecipare al seminar nazionale. Quando non riesci più a compensare, se tu provi a compensare, quando non riesci più a compensare. Se da un lato bisogna essere estremamente soddisfatti per i risultati ottenuti, oltre 100 presenze sul tatami dopo 2 anni di fermo, dall'altro lato c'è da chiedersi per il futuro come si può far sì che anche le persone che non sono intervenute questa volta abbiano lo stimolo e la volontà di intervenire nelle prossime volte. C'è forse una dicotomia tra ciò che viene percepito da chi propone il seminar nazionale e chi invece si vede proposto il seminar nazionale, chi deve partecipare? C'è forse l'idea che è una bella esperienza ma manca qualche cosa? E che cos'è quel qualcosa che manca? Forse l'evento non ha quella sensazione gourmet? Non lo so, sono tutte domande che però possono essere interessanti e possono aiutare per poter far sì che il seminar nazionale sia sempre non solo soddisfacente per la federazione o per chi lo organizza e diventi una occasione irrinunciabile. Detto questo, il dato importante è quello che le persone presenti sul tatami hanno collaborato insieme. Come dicevo prima, pur appartenendo a campanili diversi, hanno lavorato insieme, si sono divertite, vedere la gente sorridere, vederla praticare, veder provare, vederla uscire dalla propria zona di comfort è sicuramente interessante, quindi vuol dire che c'è un'idea condivisa di crescita e di sviluppo che bisognerà andare a diffondere il più possibile. Thank you.
grosso grazie va al Comitato Regionale Piemonte che ha organizzato l'evento in maniera magistrale. Da un punto di vista pratico del seminario devo dire che non c'è stato nulla da invidiare al Palazzetto di Ostia. Il presidente Marchetti e tutto il suo staff si sono prodigati molto affinché questo evento riuscisse molto bene, sia dal venerdì quando è iniziata la formazione per i docenti fino alla fine dell'evento di domenica sera. Presidente Marchetti, grazie, qui con noi, presidente della Regione Piemonte, vuole fare un commento sull'evento? Sì, un commento estremamente positivo, perché l'ENI è stata monopolizzata per 3 giorni di tutto il mondo dell'Aikido italiano, soprattutto il mondo Filcam. Grande successo sui 3 giorni, siamo partiti venerdì con la giornata dedicata alle qualifiche tecniche, quindi riservate agli allenatori, istruttori, maestri, poi è iniziato lo stage di aggiornamento nazionale 2 giorni. Devo dire grande soddisfazione, molta attenzione da parte dell'autorità locale, abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi il sindaco, l'assessore, ma soprattutto anche il numero uno del CONI, quindi dello sport italiano regionale, che è il presidente Stefano Mossino. Cosa dire? È un sogno che ho realizzato. Questo stage veramente si è chiuso all'emblema della grande partecipazione e soprattutto ha arricchito il Piemonte di questa amministrazione che mancava da tanti anni. Durante la giornata sono riuscito a parlare con i maestri Desiderio e Giuriati, i quali si sono detti anche loro molto soddisfatti di come si è sviluppato tutto quanto l'evento e dei risultati ottenuti. Pensiero condiviso al presidente Marco Rubatto che a fine evento ha rilasciato questa piccola intervista. Marco Rubatto, presidente della Commissione Tecnica Nazionale, vuoi farci un commento sull'evento, su questo seminar? Volentieri, è stato un eventone, nel senso che nella ripartenza delle attività di gruppo, finalmente dopo tanta pausa, in questo fine settimana si sono svolte alcune cose importanti. La prima, venerdì, è stata finalmente un corso qualifiche allenatore, istruttore, maestro che per causa della pandemia non si faceva veramente da tanto tempo, per cui avevamo 30 corsisti che hanno partecipato nella giornata di venerdì al corso pratico che si unisce sia alla parte legata alla parte generale che fa la Scuola Nazionale dello Sport e poi alla parte specifica che abbiamo fatto con la Commissione Tecnica Nazionale. Quindi venerdì è stato dedicato ai docenti presenti e futuri. Invece sabato e domenica c'è stato il seminar nazionale, che è un'occasione di formazione obbligatoria per i tecnici federali, ma che questa volta è stata alla quale hanno partecipato anche numerosi studenti che avevano voglia di confrontarsi un pochino, di ricominciare a praticare insieme. È andato parecchio bene, c'è stato un buon afflusso se consideriamo i tempi e quanto tempo siamo stati fermi, un centinaio di persone sul tatami insieme sono un bel colpo d'occhio. E poi abbiamo fatto oggi pomeriggio il primo Aikijo Experimental Taikai, cioè una piccola competizione di forme di Jo. E questa è una cosa che è avvenuta per la prima volta. Devo essere sincero che sono contento del fatto che l'organizzazione è filata liscia e siamo riusciti a fare un po' tutto e i rimandi dei partecipanti di tutte e tre queste cose differenti. C'è stata una sessione di esami, ovviamente, perché gli esami sono stati fermi per quasi un anno e mezzo, quindi c'erano anche tanti candidati che dovevano passare gli esami tecnici DAN. I rimandi per adesso mi sono sembrati buoni, poi adesso siamo tutti stanchi, quindi adesso andiamo a riposarci e poi capiremo meglio a bocce fredde com'è andata. Devo essere sincero, per adesso mi sembra che l'atmosfera sia stata buona e quindi di questo sono contento. Sei soddisfatto comunque? Mi sento soddisfatto, sì. Questo è importante. Grazie mille. Grazie a te. Ricordo che il maestro Marco Rubatto, oltre che essere presidente della Commissione Tecnica Nazionale, è anche fiduciario della Regione Piemonte, quindi ha avuto un coinvolgimento doppio, diretto nell'organizzazione di questo evento. Quindi posso ben comprendere la soddisfazione di vedere un evento organizzato nella propria regione, vedere che funziona bene e fondamentalmente raccogliere una serie di feedback positivi. E proprio parlando di feedback, come al solito c'è stato a fine evento la possibilità di compilare un questionario di gradimento
rispetto all'evento, e aspettiamo, spero, il prima possibile che vengano pubblicati i dati, e se sarà possibile magari qui sotto nei commenti vi scrivo appena verrà pubblicato dove poter andare a vedere questi risultati. Come ti ho detto all'inizio, in questo video non vedremo il reportage delle gare, lo analizzeremo nel video che uscirà mercoledì prossimo. Quindi ci sarà da aspettare ancora qualche giorno per poter completare il ciclo legato all'evento federale tenutosi settimana scorsa. Ultimo ma non meno importante, vorrei fare però un appello. Basta le armi posizionate in piedi a bordo tatami, perché davvero non se ne può più di vedere le armi che cadono e sentire ogni 2x3 che parte il domino e tira giù tutte le armi. Abituiamoci a mettere le armi a bordo tatami per terra. È una cosa che dico spesso ai miei studenti, che ho detto anche, che continuo a ribadire nei corsi di formazione e anche nei videocorsi Aikiken e Aikijo. Proprio nella parte del Reishiki ho dedicato un momento particolare proprio al fatto di non posizionare le armi in piedi a bordo tatami, perché possono cadere e sono veramente e veramente fastidiose. Siccome questa domenica è accaduto ed è accaduto diverse volte che le armi cadessero, faccio veramente questo appello: basta armi in piedi a bordo tatami, perché non se ne può davvero più. Bene, detto questo, il video per oggi finisce qui. Se ti è piaciuto, come al solito, non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere il video sui social. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, perché è fondamentale, aiuta la crescita del canale e la visibilità, e seleziona la campanella per poter ricevere tutte le notifiche di ogni nuova pubblicazione. A me non rimane che salutarti e darti appuntamento al prossimo mercoledì con il video dedicato allo Sperimental Taikai, e come sempre speriamo di vederci presto su un tatami, reale o virtuale che sia. Ciao!